ai nostri telespettatori e benvenuti a questo appuntamento della nuova mattina con la rassegna stampa. Andiamo a vedere come titolano oggi i quotidiani lucani. Cominciamo dalla Nuova del Sud. In apertura ancora la questione legata alla ferrovia incompiuta Matera-Ferrandina. Ora si vada da Renzi. La ferrovia a Matera è una partita per l'intera regione, nonostante Verri, e Rete Ferrovie Italiane vuole realizzarla, basta giochetti. E intanto il servizio di trasporto su rotaia esistente non fa che peggiorare, con stazioni dismesse, treni e fermate soppresse e sempre meno risorse da investire. Andiamo nella spalla Potenza. Il comune prepara la differenziata, ma non ritira la spazzatura. E sempre a Potenza, riqualificare un'area della città con poche risorse e tante idee vincenti. Ed in Melfi, l'anestesista lucana nell'equipe che ha effettuato un trapianto cellulare. La cronaca sindacale, data contact a Matera, la società materana chiarisce anche chi è andato via era informato sulle nuove commesse. Diventa donna per legge anche senza sottoporsi all'intervento chirurgico. Prima sentenza nel suo genere emessa dal Tribunale di Potenza, la storia di Antonella, giovane del capoluogo. Andiamo in fondo alla prima pagina della Nuova del Sud, troviamo lo sport. In primo piano la foto di Saponara, giocatore dell'Empoli, e che annuncia l'intervista. All'interno delle pagine sportive vi racconto la mia infanzia a Palazzo San Gervasio. Papa Leo a Conte, fai giocare Zaza. L'attore Lauriota lancia il bomber lucano, stasera l'Italia esordisce agli europei con il Belgio. Eccellenza, il metapontino cade, Serie D in fumo ancora una volta. E dalla Nuova del Sud passiamo al quotidiano del Sud. In primo piano ancora la questione infrastrutture in Basilicata, Freccia Rossa e falli, il derby dei treni. Il battibecco Renzi-Verri riapre la questione storica dei collegamenti in Basilicata. Verso Matera 2019 Thalia rilancia invece il ruolo della pista Mattei. Andiamo a Colobraro, schedine e talismani, tutto il paese spera nel super Enalotto. Qui ancora Matera, Bruna, il via col puzzle dei bambini. Andiamo in fondo alla pagina per leggere ancora le notizie di cronaca. Lui diventa lei solo con la carta d'identità. Per la prima volta in Basilicata un uomo diventa donna senza l'intervento per cambiare sesso. A Potenza il sogno di Antonella si realizza all'anagrafe dopo una sentenza del tribunale. Tasi e IMU, Potenza e Matera, tasse sulle seconde case più care d'Italia. Andiamo a centropagina dove c'è la finestra dedicata allo sport. L'Italia si ferma alle 21, Papa Leo lancia Zaza, sfida al Belgio, l'attore lucano punta sul talento di Metaponte, europei esordio della nazionale. In Francia, eccellenza, Real Metapontino, la Serie D resta una chimera per il ciclismo, Gran Fondo Vulture, vince Cesaro tra 800 ciclisti. Dal quotidiano del Sud passiamo alla Gazzetta di Basilicata. In apertura, la fatica dei raccoglitori sotto il giogo della criminalità. Lavoro e legalità, sono 22.133 gli occupati in agricoltura in Basilicata, il 38,7% sono cittadini stranieri, di loro il 21,9% è extraeuropeo. La storia dei coniugi bulgari giunti in Italia si sono trovati sequestrati nel Metapontino. Nella spalla segreteria PD Lucano, una corsa tra veti e diktat, oggi la riunione del maxi correntone renziano per la scelta del nome. Tra le ipotesi in campo ci sono Mario Polese, Vito Giuzio e Antonello Molinari, attesa per l'assemblea del 20 giugno prossimo.
Andiamo a leggere un'altra notizia di cronaca. Medici senza colpe nel caso Donova, carenze strutturali, i motivi del riesame sui dirigenti per i quali sono scattate misure restrittive dopo il caso di violenze ai pazienti che si è registrato nella struttura ospedaliera potentina. Sport e solidarietà con rifugiati e profughi. Opti 4, Palermo 2, ma al Viviani vince l'accoglienza. Meno male che il TAR c'è per il diritto ai servizi. È questo il commento del caporedattore della Gazzetta di Basilicata, Mimmo San Martino. Andiamo a vedere l'inserto sportivo della Gazzetta di Basilicata. Frana il sogno del Real Metapontino. Nella gara di ritorno della finalissima playoff per la promozione in Serie D, la squadra di Antonio Finamore perde in casa 0-2 contro la Secula Leonzio. Abbiamo dato il meglio di quello che potevamo, commenta l'allenatore. Karate, percorso netto per l'Atletica Lucana, campionato universitario Terriana D'Onofrio, conquista l'oro del Catà. Lega Pro, il portiere segue le novità delle vacanze, il prossimo campionato il Matera farà meglio e la promessa di Bifulco. Bene, con l'inserto sportivo della Gazzetta di Basilicata si chiude qui questa striscia informativa legata alla lettura dei quotidiani lucani. Vi do appuntamento alle 13.50 con il nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione, ci sono le nostre rubriche. Arrivederci, buona giornata.